osserviamo meglio per l'ultimo. C'è Florin Lodungo, sviluppatore web backend e sistemista Creative Server New Linux da diversi anni, collabora con diverse società e aziende napoletane per la realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza di vari sistemi informatici. Socio Nalug, colonna portante dell'associazione, e diciamo c'è un vecchio adagio in associazione: non si muove bit nel Nalug che Florin non voglia, diciamo, è colui che effettivamente fa muovere i bit dell'associazione. Ci presenterà UU, Open Source Application Modeling Tools. Allora, comunque oggi vi volevo presentare alcune cose a Talk che mi sono un po' studiato, un po' per fatti miei. È un praticamente un Talk che permette di configurare, o meglio, realizzare le configurazioni personalizzate e deployare tutte queste applicazioni nel cloud. In pratica, cioè, immaginate per esempio il classico modello in cui tu ti devi mettere a configurare ogni singolo server e vari servizi su quel server. È un macello quando hai a che fare con un sacco di server. Invece questo tool ti permette di configurare il tuo applicativo e poi dopo, una volta che tu lo deploy nel web, cioè nel cloud, non hai più, diciamo, il problema della configurazione del lato server, con l'installazione del sistema operativo e quant'altro appresso. Te lo fa direttamente lui in automatico. Comunque, allora, Juju a cosa serve? Come ho detto già, è un tool che permette comunque di realizzare, configurare e gestire le varie configurazioni per il deploy dell'applicativo che state comunque gestendo. Può essere sia un semplice applicativo, tipo per esempio, l'esempio più semplice per esempio è il messa in piedi un sito web WordPress, per esempio, con MySQL insieme, oppure per esempio qualcosa di molto più grande, come ad esempio può essere la gestione di container con OpenStack o altro, qualcosa di simile. Poi, cosa ci posso fare con Juju? Posso, come già detto, realizzare queste configurazioni. Sono dei file semplicissimi, alla fine sono dei file YAML che hanno una struttura molto molto semplice che permette in pratica di indicargli il nome dell'applicativo, o meglio del model, e poi di identificare anche vari repo da dove lui deve andare a prendersi i vari software che voi state usando. Permette inoltre anche di deployare, ma la cosa più bella e anche più semplice è la loro gestione e la manutenzione di questi software. In pratica, immaginate di avere a che fare con una configurazione semplice, base, in cui avete un software che piano piano inizia a crescere e dovete comunque fare degli upgrade, la cosiddetta scalabilità. Quando questo software inizia a prendere piede sempre di più, ci sono comunque tantissimi dati che dovete tenere conto. Questo nuovo strumento permette anche di fare la scalabilità sia verticale che orizzontale con estrema facilità. Dopo vi farò vedere un po' l'interfaccia web di questo tool e vedrete che comunque è molto molto semplice. Basta giusto 2 minuti di configurazione dell'applicativo e poi dopo comunque, una volta finita la configurazione, si clicca un solo pulsante per il deploy e fa tutto il resto. Allora, Juju supporta diversi tipi di cloud, quelli più conosciuti da AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, fino a quelli diciamo locali con tanti container, tipo OpenStack e LXD. Inoltre, se magari voi avete già per esempio un servizio vostro personale di cloud, potete comunque configurare quello là per gestire i vari servizi dentro il vostro cloud senza problemi. L'importante è comunque di avere a disposizione un'interfaccia API per la gestione dei container sopra. Intanto vi lascio dove potete trovare gli approfondimenti e vi faccio vedere
la parte della parte web. Allora, questa è in pratica la parte iniziale, la parte semplice. Da qui posso creare i nuovi model. Il model mi permette dopo, in pratica funziona tutto a livelli. Il model mi permette anche di configurare il numero di macchine, la configurazione tra le macchine dopo. Poi per esempio, mettiamo caso, vogliamo fare una configurazione semplice, di mettere in piedi WordPress. Da qui basta andare ad aggiungere, per esempio, MySQL, che è un database. E l'ho aggiunto al mio, diciamo, spazio di lavoro. E mi serve adesso di aggiungere anche WordPress. Ok, mo se avete avuto comunque a che fare con la configurazione di WordPress, con l'installazione, diciamo, a manina, sapete che comunque prima si deve configurare il database, i vari utenti e poi dopo inizializzare il database. Invece qui basta fare solo così, ho configurato WordPress per collegarsi al database. Non devo fare nient'altro. Poi, se decido magari sul posso magari mettiamo caso con un database più potente, magari farlo in una scala più grande, cioè con una replica, posso vedere il numero di istanze che voglio avviare. Mettiamo caso voglio farne per esempio 3 istanze di MySQL. Lui mi ha fatto tutta la configurazione sotto. Oppure su WordPress posso anche configurare già da qui WordPress direttamente mettendo il nome dell'applicativo. Posso eventualmente, se già tengo un file di configurazione salvato in precedenza, posso importarlo e mi importo tutte le varie impostazioni direttamente. Ci sono varie, comunque qua ci sono anche per esempio se voglio Nginx come web server oppure Apache. Ci sono comunque poi questa qua. Qui per esempio posso dire di configurare WordPress in una modalità un po' più particolare. Cioè o lo faccio come installazione semplice, vuol dire che su un server corrisponde a una sola istanza di WordPress, oppure posso fare anche, loro la chiamano optimized, cioè una configurazione ottimizzata per lo scaling automatico. Oppure per esempio qua si può anche aggiungere un repo geek o direttamente il contenuto di un file di configurazione di WordPress. Poi una volta magari finito questo, da qui posso andare a spuntare questa qui che mi permette in pratica, una volta che faccio il deploy, di rendermi pubblico il sito nostro di WordPress. Poi non devo fare altro che da qui in basso basta fare deploy changes, mi salvo il nome del modello che mi servirà a me dopo nella gestione mia locale, selezionare uno dei vari tre, qui adesso sono 3 servizi che offrono tramite questa interfaccia, però si possono usare anche altri. E poi una volta fatto questo, in 5 minuti ho tutto quanto pronto, il sito pronto per essere messo, diciamo, in attività. Oppure
Inoltre, se magari volete sperimentare con qualcosa di molto più grande, vi faccio vedere che ci sono anche i cosiddetti bundle, cioè delle configurazioni preconfigurate, cioè degli, dei bundle preconfigurati per fare diversi compiti. Per esempio, ecco qui, vediamo tutti i bundle. Per esempio, non so se avete mai avuto a che fare con la messa in piedi di un OpenStack. Sai quanto è difficile, no? Guarda qua quanto è semplice. Sai che comunque ci sono un bel po' di macchine da mettere in piedi, diversi servizi e quant'altro. Ma guarda qui tutta la configurazione che è già stata fatta, io non devo fare altro che cliccare sul deploy. E poi c'è tutto l'ambiente pronto e disponibile. Diamo un po' di tempo per caricarsi. Eccolo qua. Tu per esempio se l'hai configurato a mano, di sicuro ci hai preso, non dico ore, ma quasi delle giornate. Parecchie. Qua in pratica in un clic, mezz'ora forse, già abbiamo tutto in piedi, configurato e sistemato. Quindi questo con il pratico ci permette di risparmiare tantissimo tempo, ma anche di risorse. Perché magari, mettiamo caso, non ho bisogno di un sistemista per la gestione dei server, di varie configurazioni e quant'altro. Prendo questo tool, faccio un collego al cloud AWS o Google Cloud che uso, e da qui mi semplicemente mi piglio le varie configurazioni già fatte, bundle, se mi servono, o se no comunque tramite dei sviluppatori posso crearne altri bundle, prendo e mi faccio direttamente la gestione, molto più semplificata e anche molto più sicura. Questo tool può essere anche esteso per quanto riguarda la gestione dei server proprio, nel caso in cui magari ho a che fare per esempio con un servizio personale di cloud. Il servizio si chiama MAS, che sta per Metal as Service. Questo tool ha una gestione veramente bellissima per quanto riguarda la gestione dei server. Ora ve lo spiego un pochino come funziona. In pratica viene creato un server principale che gestirà tutta la parte del cloud. Questo server normalmente ha accesso solo in uscita per quanto riguarda l'internet, per scaricarsi, ma non ha accesso in ingresso. Però può accedere a tutta la parte dei controller interni, della gestione dei nodi e quant'altro. Questo qua, immaginate per esempio la configurazione sempre dei server, questa volta. Qua parliamo solo dei server, niente applicativi. Quindi per esempio la configurazione degli indirizzi IP, sistemi operativi e magari anche gestione di, per quanto riguarda per esempio quegli applicativi minimi che vi servono per collegare al cloud. Qui in pratica basta soltanto prendermi il MAC address di questa macchina, di un nuovo nodo, e poi vado, una volta collegato alla rete non devo fare più nient'altro. Vado vicino a questo server principale che si chiama MAS, ci aggiungo nell'interfaccia, dico guarda che ci sta comunque un nuovo nodo, questo è il suo MAC address, aggiungilo al cloud. Il resto viene fatto tutto in automatico, viene inviato in pratica tramite il protocollo di rete, il boot di rete alla fine, gli viene inviata tutte le immagini del sistema operativo, viene configurato, installato il sistema operativo con tutti i vari applicativi minimi che gli servono, e poi è collegato al controller del cloud. Tutto in automatico, neanche mezz'ora c'è tutto quanto collegato. Poi se ci sono domande me le fate adesso. Niente domande? Non ci sono domande.
pochino qualcosa di semplice, che se non perderò troppo tempo. Allora, vediamo un attimo. Allora, come prima dobbiamo collegare questi due, il database con una WordPress, e poi ho questo load balancer che lo vado a collegare, se ci riesco, a WordPress. E questo lo vado ad impostare qui, qua come pubblico. Ci sta. Questo qua, come potete vedere, è comunque privato, quindi non sarà accessibile a livello di container dall'esterno direttamente, ma soltanto tramite il load balancing. Lo stesso per quanto riguarda, per esempio, il server MySQL, non sarà comunque accessibile dall'esterno. La cosa bellissima è che qua, per quanto riguarda, per esempio, il server MySQL, posso anche configurare tutta la parte di MySQL e decidere anche per esempio su quale indirizzo ascoltare. Quindi se già sto per esempio l'indirizzo IP che verrà associata con la macchina, posso impostarlo qui, oppure già anche nel secondo momento posso fare questa configurazione, cioè la cosa più importante è dire guarda, non ascoltare su qualsiasi indirizzo IP ma solo su quello magari che ti dico io. Purtroppo qua non riesco a farvi vedere veramente quanto è semplice mettere in piedi questa cosa, perché non ho accesso diciamo al cloud, e ci ho provato prima a fare una cosa in locale per farvelo vedere direttamente, che veramente ci vogliono 5 minuti a mettere in piedi questa cosa, niente di più. Quando per esempio fare la manina si perde almeno mezz'ora per configurare tutti i vari servizi. Questo è comunque per quanto riguarda questo applicativo. Se c'è delle domande, meglio ancora. Allora, chi è che oggi pomeriggio torna a casa e incomincia a fare il deploy con YouTube? Su, alzate le mani. Due, solo due, tre, quattro, dai. Ciao, volevo sapere, l'unico modo di utilizzare questo strumento è attraverso un'interfaccia web? No, ci sta anche l'interfaccia testuale da riga di comando. Ok, la domanda è propedeutica, perché l'idea era quella di, visto che è interessante come tool, creare un modello, ha poi la possibilità di esportare questo modello in formato... Sì, viene tutto esportato in formato JSON oppure in file YAML. Ok. Tu prendi dopo questo qua, vai su un altro server, per esempio MAS, oppure su questa interfaccia, tu ti registri, vai a mettere questo nuovo file che hai esportato, che magari hai sviluppato in locale da te, e poi dopo lo puoi deployare in produzione. Ok. Un'ulteriore domanda. Questo file risultato YAML che hai è utilizzabile da altri sistemi di voi, tipo Ansible o Puppet? Guarda, Puppet si può usare con Juju, ma non quel file che tu magari vai a generare. Ok.
Cioè, il file che va a generare per la configurazione di Juju, se lo prende Juju, magari se vuoi lo puoi fare in una configurazione particolare. Ti faccio vedere, ci sta tutta la documentazione sul sito comunque, dove ti viene, spiegano anche tutto mano a mano. Aspetta un attimo, eccolo qui, ci sta, può essere anche usato per esempio con Chef. Ok. Tutto io in pratica, come dicevo anche prima, può usare con il container, sia LXD sia il. Sì, sì, sto. La domanda mia era se era possibile, visto che gli altri sistemi non hanno un'interfaccia di modellazione. Ok? Cioè devi mettere a scrivere il playbook per quanto riguarda Ansible o il chef per quanto riguarda Puppet o Chef. Visto che è comodo, anche se però forse è un po' limitato, nel senso che quello che puoi fare è un subset di quello che poi potresti fare modificando a mano i file, volevo chiedere se era possibile, insomma, volevo sapere se c'era una possibilità di interagire con altri sistemi per poterlo integrare, per poter prendere il vantaggio di varie tecnologie. Sì, mi sembra che su Puppet lo puoi integrare, però è un po' macchinosa con quella cosa. Ok, grazie. Non c'è il massimo della compatibilità. E altro? Alzatemi le manine, perché mi sono dimenticato. Grazie. Quindi, se ho capito bene, io devo installare la parte Juju sul mio server e poi posso modellarlo da qualsiasi parte qua, tipo web, e poi dare questo YAML oppure il file JSON a questo server e lui poi va a settarsi da solo. Come funziona? No, allora, cioè, il mio server cosa deve avere per capire che deve lavorarsi questo file che poi viene esportato? Allora, il tuo server, cioè il server Juju, lo riconfiguri sulla tua macchina locale, dovrai sviluppare il tuo applicativo, la tua configurazione. Nel momento in cui hai configurato questo, lo puoi fare o dal tuo server, cioè quello là che c'è sulla tua macchina locale, nel server Juju, facendo lo switch, puoi fare lo switch con le credenziali, quindi passare direttamente a una configurazione in cui vai in produzione, quindi vai a gestire per esempio l'account di AWS. Una volta che tu hai fatto tutta quella configurazione e vuoi fare che poi in configurazione, in produzione, basta fare dalla gestione del model, clicchi sul deploy e lui ti va ad avviare tutta una serie di istanze e ti installa il sistema operativo per fare tutto quanto quello che c'è scritto nel model. Quindi non devi fare la configurazione poi dopo hai su un server dove devi avere per forza Juju. Infatti era quello il mio dubbio, pensavo magari dall'altra parte, no, questo è Juju. Devi capire che devo dare Juju. No. Poi arrivo deploy questo, dammi questo. No, lui si interfaccia direttamente con il gestore cloud alla fine. Chi altro vuole vedere qualcosa? Sì, arrivo. Scusatemi, sono un po' appesantito dalla giornata. Provato da Catherine. Non so se mi conosci. Senti, no, io diciamo lavoricchiato con Juju, nel senso che per 3-4 giorni mi sono messo a analizzare le documentazioni, eccetera. Quello che notavo, al di là dello sviluppo su cloud, AWS, quello che vuoi, è che per fare una, correggimi se sbaglio, perché non ne ho molta esperienza, è solo uno studio diciamo preliminare che ho fatto, in particolare la MAS che tu proponevi, se non sbaglio dovrebbe essere in realtà su una macchina, chiaramente il classico bar metal, quindi l'installazione su una macchina fisica reale, sì. Cioè, però visto che i requisiti poi sono, diciamo, i requirement hardware sono belli elevati, cioè fare una configurazione del genere pure su computer
vasta, cioè mi sembra che ci vogliano un computer, una grossa potenza di calcolo per fare un cloud a casa, diciamo, anche minimo con le componenti minime, come facevi vedere tu nel progetto in cui hai praticamente si è deployato da solo tutto l'ambiente con tutto quello di cui poi ha bisogno. Per esempio il caso mio era OpenStack, volevo mettere OpenStack, però in realtà serve una macchina molto potente. Allora, cioè, o si riesce poi con una macchina relativamente recente a farlo a casa, tu non so se hai esperienza. Allora, a casa riesce anche a farlo, però invece di sviluppo, diciamo, di fare un servizio su ogni macchina, ti conviene fare un servizio su ogni container. Quindi magari ti prendi una macchina più potente e ti vai a creare container sopra. E là puoi andare a sviluppare questo meccanismo. Metta quel mask, il server mask che hai visto prima, quello là serve proprio per la gestione dei server. Infatti quello ha un minimo di requisiti che sono minimo 3 server per fare la combinazione base e base. Ah, quindi diciamo per fare un deploy Metal as a Service va installato poi chiaramente un sistema operativo e sì, poi containerizzato qualunque cosa, giustamente per avere rispetto alle macchine virtuali allora molta più velocità e un basso consumo di risorse. Ti serve soltanto tu vai a containerizzare praticamente un po' tutto, cioè sì, virtual machine, non ne fai a poco. Ne scegli, lui mi sembra Mass, se non mi sbaglio, se non ricordo male, non supporta anche le virtual machine con KVM. Diciamo, però il tuo consiglio sta per non appesantire quel sistema. Non appesantire troppo il sistema, è meglio fare con i container secondo me. Perché poi c'è anche più elasticità dopo nella gestione. Quindi diciamo consiglio per svilupparlo a casa, metti una bella Ubuntu, per esempio il MAS e vai. Ci metti il MAS server, poi dopo vai a creare il container e le aggiungi al MAS. Ok, grazie. Dici la verità, volevi fare il cluster su Raspberry. Altre domande? Vabbè, Presidente, è di nuovo la sua ora a questo punto. Perché Florin ha finito, allora non ci sono altre domande, lo ringraziamo.